Il parere di Settimo. Settimo era uno inopportuno per natura. La sua stessa madre gli diceva che era selvatico e ritroso come una fiera. Un po' mi ci rivedo, anche se Settimo io non lo conoscevo. Settimo era amico di Cazzola e finché ha avuto un po' di fiato se l'è bevuto da Giovanna. Certo non un santo, da giovane era stato anche in galera. Settimo si ribellava, Settimo fermava il traffico quando qualcosa non gli andava. Sempre allo stesso tavolino, seduto con il capochino, Settimo non rivolgeva mai parola a nessuno per primo. Ma se gli offrivi un po' di vino e gli chiedevi come fa, subito ti rispondeva che tutto se ne stava andando alla malora. E se provavi a intervenire, ti afferrava per un braccio e ti diceva la sua sola frase effetto, ripetuta sempre con orgoglio: e non c'è più nulla. Conto, ma Settimo un parere ce lo aveva. Bene, 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 qui siamo con un idiota. Non un il. Insomma, ma chi la fa l'intervista? Fai te o lo faccio io? Perché se no, se hai capito, la vuoi fare te? Allora, ecco, abbiamo l'idiota, no? Che non si trova un idiota sempre, sennò è l'idiota, quello che abbiamo qui accanto a noi, che insomma è un cantautore, dice lui, vada con le arie, insomma, di cantautore, se canta le canzoni, se la sa, se la canta, insomma, quest'idiota, no? Che sarebbe l'idiota. Che ci può dire un po' qui in questa serata pisana? Siamo fuori Expo oggi, siamo fuori casa, giochiamo non di locali, infatti abbiamo dovuto fare soltanto un unico pezzo perché c'è qualcuno che ci ha fischiato e ha detto: oh, idiota, ascolta, non si può suonare la chitarra, siamo alla casa, insomma, non si, insomma, ci ha cacciato via, quindi dobbiamo ora parlare piano perché sennò la gente, insomma, dorme. Idiota, dimmi un po', chi sei te? Sono l'idiota. È il primo esempio di persona che riesce ad essere da sola, sola e male accompagnata. Come dicevi te, me la suono e me la canto, quindi faccio tutto da solo. Vabbè, l'idea nasce da Dostoevskij, l'hai presente? Certo, certo. Insomma, abbiamo condiviso diverse tavole insieme, abbiamo giocato a scacchi. Sai, esatto. Loro hanno una particolarità, i russi, sì, insomma, sì. Capito, giocando a scacchi hanno tutte le guave, Karparo, Kasparo, insomma, sono tutti, insomma, bravi giocatori di scacchi, infatti non è nessuno scemo a giocare a scacchi. Sì, insomma, dimmi di. Penso aiuti molto la vodka a giocare. Certo, perché poi è un gioco lento, di molta agilità mentale, sì, insomma. E la vodka aiuta. Quindi mi parlavi di quest'idiota, sì, Dostoevskiano. Dostoevskiano, esattamente, l'uomo buono. L'uomo buono in mezzo a un mondo di non buoni, anzi l'uomo ingenuo in mezzo a un mondo di persone piene di esperienza, a cui non resta altro che indossare la propria maschera, cioè nel senso far ancora di più la parte dell'ingenuo e cercare ancora di più di dire le cose come stanno secondo lui, senza
cercare di essere attraente o perlomeno alla page. Quindi l'idiota è un alter ego della maschera umana o è un alter ego della maschera di questo uomo? No, è un alter ego di quello che io non riesco a essere. Cioè, nel senso, principalmente è quella che grado di sincerità che nella vita non riesco a esprimere, perché bisogna sempre comunque far finta di essere esperti in qualcosa per sopravvivere, quindi. Insomma, ora sentivamo una canzone di un numero primo, no? Sette, sì. Insomma, questo 7, perché spesso, vabbè, allora io devo fare una piccola premessa, questo idiota lo conosco, lo conobbi ovviamente in Cambogia, è venuto già diverse volte, insomma, comincia a essere già un po'. Il numero primo è 3 volte che vengo. Appunto, e quindi insomma, insomma comincia a essere impegnativo averlo, però sappiamo che per la prossima apertura il Radio Cambogia e la Cambogia anche che riaprirà le porte nella prossima primavera 2013, sopravvissuti alla fine del mondo, ci saremo anche noi sempre in Cambogia insistendo e rompendo l'acustica, potremo suonare acusticamente liberamente senza che nessuno Nessuno ci fischi e ci ci dica sgridi. la musichetta, bimbo. Allora, insomma, quindi questo idiota lo riavremo in Cambogia nuovamente, per gioia di tanti e per bene, per alcuni, insomma, no, capita anche quello. Però ecco, questo numero 7, settimo, no? Settimo piano, questo personaggio che, insomma, non so, io sentivo che era un numero lì, ma non è una canzone d'amore. Questo idiota sempre mi ha detto che lui è un cantautore di canzoni d'amore e ora mi sta parlando di questo settimo, che insomma, chi è? Settimo era un barbone, un semibarbone di Calci. Calci è un paesino in provincia di Pisa. Era l'ubriacone del villaggio, della mia canzone d'amore era l'ubriacone del villaggio, Ah, quindi capito? la canzone È d'amore, certamente una a canzone tutti gli effetti. d'amore. No, perché io non l'ho ascoltato, quindi insomma. No, canzone d'amore. Io sono un idiota e sono l'ultimo dei cantatori possibili, il mio mestiere è l'amore. No, Sì, io mi occupo d'amore. cosa barbara che Sì, è, che idiota, però insomma, e esattamente. quindi è un personaggio vero, è un Sì, personaggio, no, non un no, è un personaggio di non, finzione, no, non è un personaggio, è una persona, è realmente esistito, ora è morto di cirrosi, come tutte le persone che fanno quel percorso lì nella vita. E quindi. E insomma. vabbè, insomma, dicevo, la canzone mi è nata da questo intercalare che lui aveva sempre con i ragazzetti al bar, gli faceva Nini, non c'è più nulla! Nel senso, no, nel mondo non c'è più un valore, capito? A me mi faceva ridere che lo diceva lui che non aveva mai partecipato a nulla, capito? Cioè, nel senso, ha fatto ubriaco tutta la vita, non ha mai avuto un cincio di lavoro o roba del genere, però si lamentava che al mondo non c'era più nulla, capito? Quindi vuol dire che forse ora c'è davvero poco. Scusa il mio accento pisano che viene fuori. Sì, no, anch'io ho un carico accento toscano, io l'ho già detto 1000 volte e lo ripeto ancora, sono di Trombacete, no, davvero, è vicino a Porcoli, per chi non lo conosce, ma io sono un pisano doc, no? Sono nato a Pisa, cresciuto nella provincia di Pisa, ora abito a Santo Pietro del Belvedere, e insomma, giro tutta la collina pisana con il mio pino e insomma, cosacce, no? Faccio cosacce lì sotto gli ulivi, cantando anch'io, ho le mie canzoni d'amore, vabbè, ma non è una mia intervista, è l'intervista a questo idiota, no, questo illidiota, però, e Illidiota, questi illidiota. sì. Illidiota, dimmi un po', allora, e poi che tipo di altre canzoni c'hai? D'amore. Lo so, ma dico, oltre all'amore, all'amore cosa? L'amore passionale, l'amore olfattivo, l'amore gustativo, papillare, l'amore, che è l'amore? Tattile, l'amore volatile, no? Perché c'è chi ama le galline, quindi insomma, Infatti, certamente, sì. È dimmi un nata po'. l'influenza aviaria, è nata di lì. Un gesto d'amore, è stato un grande gesto D'amore, d'amore. sì. Dimmi. E, no, appunto, questa veste, questa maschera è servita proprio a me per fare un po' il verso al cantautore, no? Che in Italia è diventato quello che parla solo d'amore e con ciò ha smesso di parlare di tutto, no? Perché è diventata la figura stereotipata che c'è, Laura non c'è, poi c'era, poi. Insomma, o chi per lui, insomma, queste canzonette che non vogliono dire mai un cazzo. Invece, la scoperta è stata che amore è qualsiasi cosa, ecco. Quindi, per dirti, io ho una canzone d'amore per una terrorista islamica che si fa saltare in aria al giorno delle nozze. Ho una canzone d'amore per una porno diva. Ho una canzone d'amore per la gente che muore ammazzata allo stadio. Una canzone d'amore per tante cose. Insomma, alla fine diventa tutte canzoni d'amore. E non è un gioco. Anzi, è un gioco, ma si nega nel momento stesso in cui lo metti in pratica, perché poi alla fine raccontare è sempre amare qualcosa, cioè nel senso anche se
anche se te ne vuoi liberare, probabilmente te ne vuoi liberare perché non hai un rapporto buono con quell'amore che ti porti dentro per quella cosa.